Salve ragazzi, io sono Zanzo e bentornati sul mio canale. Oggi siamo finalmente arrivati nella terza parte delle 100 cose che non sai di Minecraft. Oggi andremo ad analizzare dalla 51esima curiosità fino alla 75esima e se volete subito questa settimana la quarta ed ultima parte raggiungiamo i 4000 like sotto questo video. Non perdiamoci in chiacchiere e buona visione! Gli shulker box non possono essere inseriti all'interno di altri shulker box. Se metto un blocco di terra sopra ad una chest, essa non potrà essere aperta. Ma se zappiamo quel blocco di terra, la chest si potrà aprire. Gli unici blocchi di materiale soggetti a gravità all'interno di Minecraft sono appunto la sabbia e la ghiaia. Invece, l'unico oggetto in grado di subire la forza di gravità è l'incudine. L'unico mob vicino al quale possiamo dormire è lo slime. Gli Enderman sono gli unici mob che non possono essere colpiti con uova, palle di neve e frecce. Il ghiaccio può essere sciolto da fuoco, torce, lava o fornaci attive, mentre il ghiaccio compatto non si scioglierà a contatto con questi quattro elementi. Secondo dei calcoli fatti da gente pazzoide probabilmente, quando camminiamo accovacciati all'interno di Minecraft stiamo andando a una velocità di circa 5 km orari. Quando invece stiamo camminando normalmente stiamo andando a una velocità di circa 15 km orari e mentre corriamo ci stiamo muovendo a una velocità di 21 km orari circa. Il creeper è stato rilasciato in Minecraft il 31 agosto del 2009 ed è nato da un errore grafico di un designer della Mojang. Infatti lui avrebbe voluto creare un maiale. Schiacciare uno shulker box con un pistone lo farà teletrasportare. Gli iron golem possono essere costruiti in qualsiasi direzione, normalmente a testa in giù e sdraiati. I silverfish e gli endermite prendono danno e soffocano a contatto con la soul sand. È possibile far esplodere un creeper accendendolo con un acciarino. Se componiamo il Wither Boss mettendo prima le teste e successivamente la Soul Sand, il Wither Boss non si genererà. Se teniamo premuto il tasto Shift mentre stiamo saltando su un blocco di slime, non salteremo più. In Minecraft ci sono più di 800.000 combinazioni diverse per craftare un letto. Lo smeraldo è l'unico minerale che può essere trovato solo in un determinato bioma, infatti potrete trovarlo solo nei chunk delle Extreme Hills. Se un creeper esplode sopra ad una slab, distruggerà solo quella slab e non tutti i materiali che ha intorno. Nell'overworld l'acqua scorre per una lunghezza di 8 blocchi, mentre la lava solo per 4. Nel Nether invece l'acqua non può essere naturalmente piazzata, mentre la lava scorre per una lunghezza di 8 blocchi e 4 volte più veloce rispetto all'Overworld. Una spugna è in grado di asciugare l'acqua che ha intorno fino a una distanza massima di 5 blocchi. Se inseriamo una spugna piena d'acqua all'interno di una fornace e sotto di essa un secchio vuoto, al termine del processo riceveremo una spugna asciutta e un secchio d'acqua. È stato calcolato che la superficie utilizzabile, attenzione, utilizzabile non percorribile, da ogni giocatore di Minecraft è di 3.600.000 miliardi di metri quadrati, ovvero all'incirca 700 volte la grandezza della Terra. Nel 10° episodio del Mondo dell'Iscritto ho scoperto che tutti gli animali presenti in Minecraft possono essere catturati attraverso un lazzo. Tutti, tranne uno, il pipistrello. Il creeper inizialmente doveva essere un mob che si mimetizzava tra le foglie, per questo motivo appunto è verde, ma Notch in fase di programmazione sbagliò e lo unì all'effetto della TNT. Per questo oggi il creeper che troviamo in Minecraft è verde ed esplode. Per far crescere un albero gigante ci basterà circondare il sapling con dei blocchi. Nella prima versione di Minecraft si potevano solo rompere e piazzare blocchi. Alla fine è quello che comunque si continua a fare anche adesso, no? Per
Perfetto ragazzi, anche questa terza parte delle 100 curiosità che forse non sai di Minecraft termina qua. Io vi ricordo ragazzi che al raggiungimento di 4000 like uscirà l'ultimo episodio, vi ricordo anche di condividere il video, di commentare con una curiosità di Minecraft, di iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, noi ci vediamo domani con un nuovo video, scusate ancora per questa piccola assenza, qui da Zanze è tutto, un bel saluto e...